Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max e come al solito vi parlo dalla Tanzania, dove mi sono spostato circa un anno e mezzo fa, nell'aprile dello scorso anno. Allora, per chi non mi conosce, non voglio prendervi troppo tempo, vi rimando magari a video che ho fatto, che sono stati caricati sul mio canale di YouTube, sotto Massimo Michele Guerrieri. Oppure altro materiale che potete trovare. Il mio sito è amenteaperta.net, dove trovate quello che mi sto occupando in questo momento. Sono anche l'autore di una trilogia dedicata al nuovo ordine mondiale, dove ho scritto delle cose, sia nella premessa che nelle conclusioni, che all'interno sono 1042 pagine con molte informazioni. E ricordo questo aspetto perché per gli amici che mi seguono su due canali, questo Consulenza Oro e l'altro di Destinazione Tanzania, il mercoledì, la programmazione in questo momento è alle 19, io offro il link per scaricare la trilogia gratuitamente e offro anche altre cose gratuitamente. Non voglio prendervi troppo tempo in questo caso. Ricordo che chi è interessato a mettere insieme un piano B, appunto, magari a visitarmi qua in Tanzania o a Zanzibar, mette a disposizione il prospetto informativo gratuitamente, che costerebbe 33 euro, sia per il piano B che per il piano C. Il piano B è destinato principalmente a piccoli, medi, grandi investitori, a chi deve venire qua per lavorare. Il piano C per volontari e pensionati. Per pensionati la pratica, ma anche per volontari, è particolarmente semplice. Comunque ritorniamo al discorso oro, e ho messo insieme nel corso degli ultimi, poi il tempo passa velocemente, quando ho cominciato a lavorarci, Walter, ti ricordi, è più di un anno e mezzo fa che mi hai suggerito la lettura del libro Le guerre sull'oro, Le guerre dell'oro, scritto da Ferdinand Lips, che io, libro in inglese, correggo, originariamente era in tedesco, poi è stato tradotto in inglese, non è disponibile la versione italiana. Io allora cosa ho fatto? Me la sono un pochino letto, l'ho digerita e poi ho messo insieme il report, che in questo momento è disponibile per tutti gratuitamente sul mio sito amenteaperta.net. Saluto Michele e Giulia che sono all'ascolto, ciao Michele. Allora, dunque, dicevo, questo materiale l'ho messo a disposizione, soprattutto il report sull'oro, perché mi sono reso conto che le informazioni relative a questi metalli preziosi in genere erano piuttosto scadenti. Non ci sono dei veri e propri esperti in Italia che possono darti, tra virgolette, una consulenza, diciamo, disinteressata. E quindi mi sono messo lì, ho fatto tutto il lavoro, ho letto anche a me, grazie per il lavoro che ho fatto di ricerca. Insomma, è stato complesso, però lì di mano, potete, se lo leggete, ecco, per i neofiti, almeno avete come una guida all'acquisto. Poi io mi presento come consulente indipendente. In questo momento suggerisco, per chi fare un certo tipo di investimenti, di lavorare con questa, Banco Metalli, un istituto in Germania, che si è configurato in una forma molto particolare, che io spiego negli allegati che sono disponibili sul canale, diciamo, a perfezionamento di quello che poi ho scritto opportune. Per chi le vuole, le ho già mandato una volta che la persona si è letto tutto il materiale, poi deve decidere per l'acquisto. La invito a leggere anche queste ulteriori integrazioni. Gli esperti non ce ne sono tanti, state attenti, ci sono molti esperti di finanza, che loro sanno molte cose di finanza, però loro non è un...
e quindi loro non studiano. Studiano. Tra l'altro è anche incompatibile spesso e volentieri se lavorano con le banche, suggerire ai propri clienti l'acquisto dell'oro. Questo che la banca può vendere azioni. Quindi ecco, quindi in questo senso io sono particolarmente contento del lavoro che vi possa essere la metodologia che io pongo è quella di studiarsi per bene il report, documentarsi per bene da 360 gradi, perché voi dovete affidare i soldi che ho fatto da cantato per grande sacrificio, dovete dare in mano a delle persone serie, delle persone competenti che hanno dimostrato nel corso degli anni integrità professionale, e poi deve essere poi la base, no? Poi la base, no? Allora, come dicevo, sono costretto di mettere Walter Manca, che ringrazio come sempre della sua disponibilità, e invece è il consulente che si occupa, diciamo, del lavora con Ovesta, agente Ovesta per l'Italia, si occupa della seconda fase, cioè nel momento in cui siete convinti o avete delle domande tecniche da rivolgere, ecco allora dovete parlare con lui, che sono gli aspetti tecnici sul sito, eccetera. Allora, tutto questo lavoro di consulenza che noi facciamo, sia in questa fase, sia nella fase successiva, cioè dopo che avete aperto il conto, è completamente gratuito. E io vi ricordo che io adesso sì, vivo in Tanzania, sono italiano al 100%, il dottor Manca è bolzano, e dal 100% noi cerchiamo di offrire un servizio possibilmente 360 gradi dalla Z alla Z. Si è rientrato Walter, parlando di come ci siamo organizzati nel lavoro, no? E cerchiamo di fornire questo servizio a 170 gradi, ma come sappiamo il servizio di una certa qualità costa. Ora, voi non pagate niente, assolutamente niente, nel senso che noi siamo a disposizione per darvi tutte le informazioni. Quindi io vi faccio soltanto questa riflessione, no? Con noi avete un rapporto diretto, personale, ovviamente privato, che con altre aziende non avete subito, perché chiamate un'altra azienda d'oro, vi fanno mia, una volta parlate con un incaricato, una signorina, una volta parlate con un'altra signorina, quindi non c'è, in linea di massima, non c'è una figura unica, come può essere in questo caso, che sa tutto di voi, tutto della vostra storia, e vi può seguire e dare la risposta immediatamente a qualsiasi tipo di problema. Io questo ve lo dico perché vengo da un'esperienza americana, vivi in America, quindi telefoni a questi numeri verdi, che sono piuttosto sempre efficienti, devo dire, esistono, non sono farlocchi, sono in Italia, trovi una signorina, che magari è un signore che ti risponde, però tutte le volte, e chiami anche un'azienda, il numero di un'azienda, eccetera, tutte le volte devi partire da capo, devi spiegare tutte le problematiche, devi dire sì, io vorrei aprire un conto, cioè tutte le volte rischi di spendere un sacco di tempo. E poi lo devi fare con diverse aziende. Quindi voi, questo è un lavoro che dovete fare, io dico di non farlo. Però tenete presente che la qualità, posso dire, del servizio generale di Ovesta si colloca a un livello medio-alto, se non di eccellenza. Anche perché io lavoro così. Cioè, a me la mediocrità mi piace poco. Non è tutto perfetto, tante cose da studiare e da mettere a punto. Però diciamo che mi riconosco una certa professionalità e una certa onestà intellettuale. Questo non significa che voi non dobbiate fare una ricerca anche con le altre aziende a 360 gradi. Assolutamente, una volta che avete finito la lettura del report, cominciate a navigare, oppure mi potete contattare anche me, perché tutte le cose, le aziende più importanti ci stanno lavorando, però grosso modo le conosco.
e state attenti, attente, perché purtroppo ci sono delle truffe, spesso e volentieri ci sono delle truffe. Adesso successivamente ne parliamo. Dunque, tutoriamo la puntata in questa maniera. Siamo a fine anno e come tutti gli anni Auvesta fa una promozione. Quindi io lascerei la parola al dottor Manca che ve la presenta, dopodiché io vi faccio appunto un breve commento, vi leggo anche delle cose, sul trend che mi è stato richiesto per quello che riguarda oro, argento, platino e palladio. E poi magari apriamo insomma, il microfono, ma anche altre cose. Prego Walter, se ci sei, vai pure avanti col discorso Auvesta, grazie. Buongiorno a tutti. Scusate, sì? Buongiorno a tutti, vi saluto, approfitto dello stacco perché Michele ha il microfono aperto e fa interferenze, è fastidioso. Ah Michele, se per cortesia te lo chiudo io, grazie. Il microfono. Grazie, bravo. Grazie. Grazie, grazie, grazie a te, ti ringrazio. Ecco, rimani con noi Michele, eh? Non so per quale ragione, poi se c'è possibilità, se vuoi intervenire, alzi la manina e oppure stacchi il microfono, che c'è un ritorno in cuffia giustamente. Grazie. Prego Walter. Eccomi qua, di nuovo buongiorno a tutti. Io collaboro con Auvesta, che è questa azienda germanica commerciante di metalli preziosi che dal 2009 si occupa di depositi, di permettere a chiunque di accedere a un deposito mediante deposito di metalli preziosi, oro, argento, platino e palladio, mediante o piani di accumulo o acquisti di consistenze maggiori, anche una tantum. Nel periodo natalizio Auvesta fa sempre delle promozioni e in questo periodo, che è partito il 27 novembre e finisce il 27 dicembre, fa una promozione per cui gli acquisti a partire da 590 euro danno diritto a dei premi natalizi, a dei bonus, che sono per i 590 euro 10 grammi di argento, per 2590 euro di acquisti 50 grammi di argento, 7490 sono 2 grammi d'oro, 19990 5 grammi di palladio e si va anche oltre con 59990 30 grammi di platino. E se uno supera addirittura, arriva ai 300.000 euro, sono 100 grammi d'oro in omaggio. Sono regali che fa proprio tutti gli anni a Auvesta nel periodo natalizio e servono un po' da regalo e un po' da incentivo ad accumulare un po' di metalli preziosi in più. Questi vengono aggiunti sul deposito di chi ha già quindi il deposito aperto o lo apre e quindi con l'acquisto che fa ha in più, oltre a eventuali bonus relativi al tipo di deposito che ha fatto, ha anche questo regalo natalizio. Poi aggiungo soltanto per chi non sapesse come procedere, io sono volentieri a disposizione di chiunque voglia approfondire la conoscenza con Auvesta e con i tipi di deposito che vengono proposti e quindi il contatto tramite Dottor Max lo potete avere senz'altro. Direi che ho fatto una panoramica velocissima di questi regali natalizi, può bastare o se ci sono domande volentieri sono qui. Messo insieme un bonus, quello chiamato bonus natalizio 2022 per l'apertura di un conto con Auvesta. Allora questo qui è una cosa che è indirizzata a ufficialmente clienti nuovi, però vale anche per clienti esistenti, cioè per un cliente che certo che già cliente Auvesta mi segnala che fa un certo tipo di pensamento e io le riconosco. Allora, il bonus, detto in due parole, funziona così. Chi per i piani di acquisto, chi apre una smart
apre un business e riceve un bonus di 100 euro, chi apre una premium riceverà un bonus di 150 euro per l'apertura di una Royal Class, che ricordo parte da 30.000 euro, riceverà un bonus di 50 per ogni 10.000 euro di acquisto, quindi in questo caso 150 euro. Io invierò, appena ricevo la notifica da Westa, invierò attraverso Monogram Western Union oppure RIA il fondo relativo alla posizione. Questo ovviamente, per quello che mi riguarda, un'offerta valida da oggi, 17 al 31 dicembre 2022. Ora, un'altra idea è quella di cercando di dare... Scusa, io sento poco niente. Scusatemi, abbiate pazienza. Anch'io non sento niente. Mi era cascato il microfono. Mi sentite bene? Mi sentite meglio? Adesso sì. Ecco. Un po' meglio. Ecco, scusatemi, abbiate pazienza. Mi è cascato il microfono e non me ne sono accorto. Allora, ripeto velocemente. Sto presentando una promozione che ho messo insieme, in aggiunta a quella o questa, che prevede dei bonus a seconda del praticamente dell'acquisto di oro che fate presso Westa. Se aprite una smart, in questo caso si parla di conto nuovo, il bonus è di 50 euro. Se aprite una business, il bonus è di 100 euro. Se aprite una premium, il bonus è di 150 euro, questo per quello che riguarda i piani di accumulo. I piani di accumulo sono quella soluzione per cui si apre un conto e ci si versa ogni tanto qualche soldo. Può essere una cifra costante, può essere la cifra che decidete voi, varia, non ci sono obblighi di nessuno. Poi c'è l'apertura di un Royal Class. Per un certo tipo di investimenti si parte da 30.000 euro, riceverai 50 euro per ogni 10.000 euro di acquisto, quindi in questo caso 150 euro. Allora, una volta che io fate questa operazione, me la segnalate, la segnalate a me o al dottor Manca, io ne prendo nota nel momento in cui ricevo la notifica da Westa, la settimana stessa vi faccio l'invio tramite Monogram Western Union. RIA in soldi, non in consulenza o qualche cosa, abbastanza cose. Io lavoro sempre in maniera abbastanza anomala e questo ne è un esempio. Nel PDF che eventualmente ho già postato sul canale Consulenza Oro, ma che mi potete richiedere, c'è spiegato in pratica tutto. Un'altra iniziativa a margine, fondo pagina, incentivo per passaparola. Se mi segnali un amico, un parente e questo apre un conto, qualsiasi esso sia durante il periodo promozionale, ti riconosco un bonus di 150 euro. Quindi io sto cercando di fare il massimo per sensibilizzare un attimino tutti il più possibile. Perché qui bisognerebbe collaborare in un certo senso, no? Un pochino tutti su quei progetti, posso dire che hanno una certa validità, che sono portati avanti con merito, con passione, con dedizione. E naturalmente saluto anche Babasti. Massimo, io lo sento. Non sento tu? Ah, si sente vastissimo. Non so se sono io però, Massimo. Ragazzi, non so che dire. Scusa, hai riattivato il viva voce? No, io ho le cuffie, viva voce, non ho il microfono sulle cuffie. Non mi sentite? Adesso sì, probabilmente è il microfono che si allontana quando inizia a parlare, perché se lo tieni vicino si sente, almeno io sento molto bene. Ce l'ho in mano, ripetuto tutta l'ultima parte, l'avete sentita un pochino meglio, no? Sì. Ecco. Allora, dunque, va bene, avete per caso domande? Io mi scuso, ma purtroppo io non ho la possibilità di controllare, bisogna appunto che mi diciate voi. Allora,
Avete capito tutto? Se c'è qualcuno che, come dicevo, vuole il PDF, glielo mando e poi dopo ne parliamo. Però ricordo anche, approfitto per ricordare che noi stiamo cercando dei collaboratori, cioè persone che possono affiancare quello che facciamo. In questo caso possono essere assicuratori, consulenti finanziari, tutti coloro che si sono occupati di moneta, di economia, di finanza e che hanno un portafoglio clienti, diciamo così. Possono farlo ovviamente anche come secondo lavoro, però il discorso oro sta piano piano prendendo, perché con mercati finanziari un pochino in subbuglio come sono, insomma bisognerebbe avere un pochino di attenzione, di molta attenzione con i soldi che abbiamo in banca, con i pochi che sono rimasti, e cercare di diversificarli. E secondo me l'unica maniera in questo momento di metterli al sicuro è quella appunto di metterli, di investirli in oro. Approfitto per ricordare che per fortuna siamo finalmente riusciti a chiudere un accordo con una raffineria di Valenza e possiamo dire già sicuramente dal primo di gennaio, probabilmente anche dalla prossima settimana, saremo in grado di fornirvi il listino prezzi e il nome dell'azienda presso la quale potete rivolgervi a nome mio. Questa è un'iniziativa mia, soltanto mia, e non del dottor Manca. Ricordo che l'oro sfuso può essere comprato anche presso Auvesta, non ci sono problemi, però l'unica cosa è che dovete già avere il conto. Aprite il conto, fate una smart, quello che volete, a questo punto potete comprare l'oro presso Auvesta. Chi non ha un conto aperto non può in questo momento comprare oro sfuso presso Auvesta. È per questo che ho deciso di muovermi, per cercare di sopperire a questa situazione, contattando questa azienda, ripeto, di Valenza, che vi può anche consegnare ovviamente l'oro in tutta Italia, isole comprese, e ho chiesto la cortesia a questa azienda, che io praticamente non ci guadagno quasi niente, però lo faccio perché molte persone mi chiedono consulenza anche sull'oro sfuso, e in questo momento senza conto presso Auvesta non possiamo fare niente. Quindi in questo caso con molta tranquillità mi potete contattare e io stiamo lavorando su questa cosa, praticamente è già quasi fatta. Se qualcuno mi vuole contattare, ci sentiamo. È una cosa che a me piace, poi sentirci di persona, la cosa migliore, se ne parla, vi spiego tutto. E a questo punto possiamo dire che forniamo un servizio dalla A alla Z. Va bene? Allora, avete per caso domande? Ci sono domande? Se no, passiamo al discorso che vi volevo dire sul trend dei metalli. Prego, non stiate timidi, timide. Isabella, buongiorno, come va? Tutto bene? Isabella è già cliente, la saluto Michele, che è già cliente ed è anche un super cliente, direi. Michele, ora ci arrivo, ci arriviamo. Poi buongiorno, grazie. Prego, grazie a te. Avete domande? C'è nessuna domanda? Allora, va bene, benissimo. Allora facciamo così. E cosa ho fatto io? Sono andato su internet e ho ricercato, ci sono vari siti, potete andare, ho trovato questo qui. Non vedo più niente. Oh, Madonna, scusatemi. Allora, cosa ho fatto? Parliamo adesso di trend, di trend dei metalli preziosi. Mi sentite? Sì, o meglio? Sì. Oh, sì. Benissimo. Allora, quindi cosa ho fatto? Sono andato su internet e ho fatto una selezione, insomma, ho trovato questo sito che mi sembrava ben fatto. Questi siti poi cosa fanno? Ti danno la proiezione addirittura tante volte della settimana, del mese, dei tre mesi, dei sei mesi, dell'anno, dei 5 anni e dei 10 anni. Quindi la cosa migliore da fare, secondo me, in questi casi è quello di vedere il trend storico o perlomeno dei 10 anni. Perché? Perché vi
bisogna fare una valutazione nel trend, come si dice appunto, non si può vedere soltanto l'ultimo mese, magari l'ultimo mese il metallo prezioso ha avuto un tracollo, ma poi non significa niente, bisogna vedere il trend. E la cosa, diciamo chiara, è che sia per quello che riguarda l'oro, sia per quello che riguarda l'argento, sia per quello che riguarda platino e palladio, il trend è in linea di massima molto positivo. L'unica eccezione va fatta per il palladio, che va su e giù nell'ultimo anno, avrebbe perso un attimino, e quindi lo mettiamo, diciamo così, come dicono gli americani, in stand by, e ci concentriamo in attesa, e ci concentriamo sugli altri tre. Per quello che riguarda lasciamo l'oro alla fine, che forse è una cosa più importante, si lascia alla fine. Per quello che riguarda il palladio dal 2019 in poi ha praticamente sempre guadagnato. 2019 è stato l'anno in cui ha piano piano cominciato a guadagnare, e adesso è a circa 18.560 dollari per oncia, mi sembra di potervi dire, si parla mi sembra di once in questo caso, però non ha importanza se sono once o sono chili, l'importante è che il trend è positivo, anche se nell'ultima settimana, nell'ultimo giorno ha perso il 6%, quindi il trend rimane comunque positivo per il palladio. Devo farvi un discorso comunque generale, il discorso è il seguente: si parla comunque di metalli preziosi, e se io devo dire a sensazione, si parla comunque di un qualcosa di cui loro, la nostra elite, cioè chi definisce il nostro futuro nelle varie camere segrete, ha deciso di realizzare per noi, cioè loro avranno bisogno delle macchine, no? Quelle che si chiama tecnologia, macchine di qualsiasi ordine tipo. Per far funzionare le macchine, un po' più, un po' meno, avranno bisogno di quasi tutti questi metalli, anche di altri. Quindi non direi stiamo a preoccuparci troppo un metallo qui, un metallo là. Se noi si segue esattamente il concetto che seguiamo della diversificazione, no? Qui abbiamo parlato di diversificazione, in questo caso nell'oro, trasferendo moneta, moneta fiat, che ha soltanto un valore nominale, quindi niente, valore nominale, in oro, quindi una cosa pratica, che si può pesare, rimane lì e non ce lo toccherà mai nessuno. Quindi questa è una magia, che si chiama transustanziazione, noi non lo sappiamo, ma quando convertiamo la moneta in oro, comprandolo sia sfuso che ovesta, noi facciamo una vera e propria magia, che si chiama transustanziazione dell'oro in questo caso. Quindi non ha molta importanza, non mi preoccuperei molto di questa cosa, perché quando comprate oro presso Ovesta, in effetti voi comprate e potete investire sui quattro metalli, non soltanto sull'oro, potete investire su oro, palladio, platino o argento. Per esempio, nel mio caso io ho 50% di oro, 20% di platino e palladio e 10% di argento, ma non per questo l'argento non è importante. E proprio parlando di argento, vi voglio leggere la risposta che il CEO, il presidente di Ovesta, il dottor Holtz, ha dato recentemente, lo scorso anno. La domanda era: quali effetti ha la domanda di energia solare sul settore dei metalli preziosi? Risposta: per noi energia solare significa argento. L'11% di tutta la domanda di argento proviene dall'industria solare fotovoltaica. Se si considera che, secondo le attuali previsioni, solo quest'area crescerà del 13% all'anno sino al 2030, ha detto,
diventa chiaro perché in futuro siamo ancora più dipendenti dall'argento e naturalmente ciò ha enormi ripercussioni sul mercato dell'argento. È cresciuto parecchio negli ultimi anni e continuerà ad esserci una domanda crescente perché l'argento è semplicemente necessario anche in altre importanti tecnologie future. In un'intervista di un anno fa ho detto che non si dovrebbe risparmiare denaro, non si dovrebbe tenere denaro in banca e poi usare quella. In un'intervista di un anno fa ho detto che si dovrebbe risparmiare denaro in banca e poi usare quella somma per comprare metalli preziosi. Tutto chiaro? Ci sono domande? No. Nessuna domanda. Allora, adesso passiamo all'oro, no? Allora, l'oro, per uno che ha letto con un po' di attenzione il report che ho fatto io, effettivamente dovrebbe essere tutto abbastanza chiaro. Io non è che vi voglio vendere oro, io lavoro come consulente d'oro, ma per me, se volete investire e comprare azioni di, insomma, dovete affidarvi a una banca per comprare azioni, liberi di farli, quello che ho scritto io, che posso appurare io ed è sotto gli occhi di tutti, è che c'è l'ennesima bolla finanziaria Wall Street, sistematicamente con tutte queste speculazioni che fanno, no? Promettendo interessi al 20-30% all'anno, se non al mese, che non sono reali, no? Perché lo vedete come va l'economia reale, sono tutte cose, sono altre magie, no? Sono le magie di Wall Street. Poi la gente ci casca, che purtroppo c'è l'avarizia, no? C'è l'avarizia, cioè, no, no, mi hanno suggerito questo investimento in oro, compri oro e ti danno 1.000-2.000 euro a fronte di un investimento. Tutte balle, io ve lo dico, sono tutti trucchi, tutte cose che non esistono. E approfitto per dire questa cosa perché purtroppo ho scoperto che anche nel settore dell'oro, infatti, ci sono aziende che da un lato sono iscritte alla Banca d'Italia, quindi ufficialmente sono dei banchi metalli dove si potrebbe comprare e vendere oro. Nella realtà fanno raccolta di soldi per poi investirli in quote azionarie ad elevatissimo rischio, che finché la tengono in vita va tutto bene, ma nel momento in cui poi si arriverà anche il grande reset perderete tutto, chi ha investito in queste cose, io lo dico, perderete tutto. Quindi state molto attenti perché queste aziende qui non dovrebbero nemmeno essere classificate come banchi metalli, perché sono aziende finanziarie e come sappiamo l'oro non è un prodotto finanziario. Però sono lì, sono le solite furbate che si fa in Italia, molto meno all'estero, oddio, ci sono delle eccezioni a New York, lasciamole fare, però in linea di principio molto molto meno, noi ci dobbiamo sempre distinguere con queste furbate. Allora state attenti a tutte quelle aziende che a fronte di un certo tipo di investimento che vi chiedono vi danno interessi mensili oppure annuali. Queste sono cose che nel settore dell'oro non esistono, non sono mai esistite e non dovrebbero esistere. L'oro è un bene di rifugio, chiamiamolo così, non è completa la definizione e adesso vi spiego perché. Però nell'oro, nella storia dell'oro, interessi non esistono, non ci sono. Queste aziende vi chiedono soldi, ve li vincolano sino alla fine dell'anno, alcune, con varie modalità, quindi non li potete nemmeno riprendere, o se li riprendete dovete pagare penali che arrivano fino al 20-30%, quindi sono lì bloccati fino alla fine dell'anno, vi danno questi interessi che non si sa da dove vengono fuori, ma che non sono contemplati in nessun tipo di azienda seria che tipo Vesta che tratta oro.
l'oro è una cosa che si compra, si paga, si tiene lì, ci si paga purtroppo un minimo di deposito, che quello va pagato anche se si tiene in cassetta di sicurezza, va pagato lo stesso, ed è un investimento nel medio-lungo periodo. Ora, si è fatto un gran parlare. Buongiorno Emma, benvenuto. Benvenuta. Si è fatto un gran parlare dell'oro e si dice, no, che io l'ho scritto, bene di rifugio, prevenzione all'inflazione, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, queste cose sono verissime. Però quando si va a vedere i numeri, l'oro è stato l'unico prodotto, chiamiamolo così, che ha fatto 5 volte negli ultimi 20 anni, praticamente. E non c'è stato nessun altro prodotto finanziario di qualsiasi altro tipo di investimento che ha fatto la stessa cosa, meno che mai il Bitcoin. Ricordo che le criptovalute sono in caduta libera, soprattutto dopo il fallimento di quell'azienda di cui ho parlato io un mese e mezzo fa. State attenti, se avete delle cripto, vendetele immediatamente e investite in oro. Dopo perderete tutto, io ve lo dico. Solo una questione di giorni, di forse mesi, non lo so. Come poi c'è il crollo dell'ennesimo crollo della borsa, soprattutto che ha investito in cripto, perderà tutto. Io ve lo dico, ve l'ho detto 2 anni fa queste cose, 2 anni e mezzo fa. Quindi state lontani da queste tipologie di aziende. L'oro è stato comunque il miglior investimento per chi l'ha fatto, beato lui, negli ultimi 20 anni ha fatto 5 volte, non c'è stato nessun prodotto, ora a 4,7 perché ha perso un pochettino. Sull'oro c'è il discorso del capital gains, lo sapete, cioè se uno dice beh, ho realizzato, ha fatto 4,5 volte, adesso vendo, mi compro. Sulla differenza, no? Tra quello che ha pagato e quello che vende ci deve pagare il 26% di tasse. Allora io avrei un'idea, anche io sono sempre delle idee, no? Legalissima, per trovare anche una soluzione a questo problema, e io ovviamente parlo di queste cose, non le posso parlare in pubblico, ne parlo solo in consulenza privata, che comunque è gratis, è gratuita. Comunque questo argomento lo affronto, credo in maniera chiara, anche nelle integrazioni che sono disponibili, nei 2 PDF 1 e 2 che sono, appunto, se mai li volete le potete richiedere. Ecco, io ci può dire ancora tante altre cose sull'oro. Io sto ancora completando questa benedetta carta di comparazione tra principali e Auvesta. Ho preso soltanto pochi tempi perché a questo punto aggiungerei anche il discorso dell'oro sfuso, quindi avete proprio il lavoro completo tra gli investimenti che potete fare presso diverse aziende e con stoccaggio di oro presso l'azienda o presso un cavo, la stessa cosa per quel che riguarda altre aziende comprando oro sfuso. Questo è il lavoro che avevo promesso, che richiede purtroppo un sacco di tempo e bisogna che lo faccia come lo posso fare. Ci sono domande per caso? Avete domande su quello che ho appena detto? Allora, un'altra cosa importante è la seguente. Nelle integrazioni, per capire bene le cose, noi diciamo che l'oro non deve essere a patrimonio dell'azienda, no? Perché se è a patrimonio dell'azienda e l'azienda fallisce, si rischia di perdere anche l'oro. Quindi meglio assolutamente non prendere un rischio del genere. I bilanci Ovest sono a disposizione fino al 2018-2019, abbiamo richiesto gli ultimi, l'unico problema è che sono in tedesco. Quindi io ho discusso e trovato la soluzione con il dottor Manca, faremo tutta un'operazione particolare sia di traduzioni e vorremmo anche presentarvi
una traduzione certificata con atto notorio, cioè una, un certificato ufficiale di un'azienda terza che fa poi certifica poi i contenuti, no? Di quello che vi proponiamo, perché lavorando a livello professionale bisognerebbe sempre fare così. Costerà quello che costerà, però lo dobbiamo fare. Irene, buongiorno, benvenuta. Ecco, quindi un po' di pazienza, anche qui i bilanci o Vesta sono a disposizione in questo momento, eventualmente per valutare il trend dell'azienda, no? Dal punto di vista della, del patrimonio, della solidità dell'azienda. Però in questo caso qui non si tratta di quello, eh? In questo caso si tratta di appurare il fatto che effettivamente l'oro nostro non è presso Auvesta. Auvesta è soltanto l'azienda che gestisce il servizio, è depositato presso un cavò che probabilmente si configura come fondo fiduciario, probabilmente, io probabilmente, perché devo usare sempre il dubbio, ma il dubbio non c'è, bene essere chiaro. Viene stoccato presso la BRICS, viene stoccato un po' in Germania, un po' in Svizzera, un po' a Singapore, però è assolutamente al sicuro, vorrei essere certo di questo. Voglio salutare Roberto. Roberto, buongiorno. Allora, avete per caso domande? Sono qua, sono a disposizione. Sapete che io amo rispondere più che per parlare. Di brontoloni ce ne sono ancora tanti in giro. Io non mi piacerebbe parlare troppo, lo devo dire, perché c'è tante cose da dirvi, no? È ripetuta iuvant, dicevano i romani, e mi sono accorto che devo purtroppo ripetere le cose, e va bene, le ripeto con piacere, però ecco, vorrei anche un pochino più di partecipazione, eh? Avete domande per caso? Se no, poi adesso vi dico una cosa curiosa che ho scoperto in rete, roba da matti. Prego. Ma no, scusa. Scusami il ritardo, perché no, è che ho avuto, cioè, che è morta stanotte la mia ex suocera, quindi sono, cioè, non sono riuscita a collegarmi prima, sto tornando a casa adesso. E avevo anche domande, ma sono un po' in sto momento ancora in confusione, quindi scusami, ma poi ci sentiamo, sai, poi mi ascolto, insomma, tutto quanto. Ecco, volevo solo avvisare, insomma, sono ancora molto interessato. Però, ecco, riprenditi. Sì, benissimo, va bene. Ok, tranquilla, ok. Poi ci sentiamo, grazie. Sai. Grazie. Sì. Ciao. Benissimo. Ecco, magari vorrei ricordare, mi commento adesso, che, oddio, i giorni sono quelli che sono, però se qualcuno avesse per caso volesse fare dei regali natalizi, tecnicamente ci potrebbe essere ancora tempo, o anche un piccolo regalo per un nipote, per una cosa così, perché effettivamente l'azienda alla quale ci appoggiamo adesso può consegnare anche se fossero grammature di 1, 5, 10 grammi, sono a disposizione, come piccoli regali. Pensierini è sempre il migliore investimento, e poi fra l'altro un regalino molto unico, unico, particolare, e anche, diciamo così, posso dire, originale, ecco, perché in genere l'oro non si regala magari sotto forma diversa, no? Una catenina, una cosa di questo, ma un gramo, 5 grammi di oro, no? Che ti arriva tutto impacchettato, eccetera, è un regalo bellino, io non l'ho mai ricevuto, mi farebbe piacere riceverlo. Allora, se non avete altre domande, vi segnalo, e se volete poi vi mando anche il link, un video che ho scoperto, fatto, ce l'ho qui davanti a me, vediamo se lo apro, fatto dal dottor Montanari, e che con, ora non voglio fare pubblicità, perché se no va bene, con un'azienda, si è messo d'accordo con questa azienda per vendere un emuleto, come si chiama in italiano? In oro placcato per oltre 2000 euro, è un emuleto di quelli che porta fortuna. Quindi il buon Montanari, che mi sembra che sia stato, si sia presentato, no, alle elezioni, che però poi è stato trombato, adesso vende
adesso vende amuleti che portano fortuna, che levano il malocchio. Io veramente non so dove stiamo andando in Italia. A me sembra che questa gente abbia perso completamente il senno. È sicuramente una persona benestante, ha un'azienda, ha tutto sommato una certa reputazione, perché per esempio quello che ha detto lui sui vaccini, tenetelo presente in alcuni video che molti sono stati anche rimossi, non l'ha detto nessuno. Però probabilmente, siccome lui è un cavaliere, non aggiungo altro, chi mi conosce sa cosa intendo dire, a un certo punto accedere alle pressioni. Vedete quello che succede quando non si è completamente liberi? Succedono cose strane così che sinceramente non capisco come possa un professionista come Montanari fare una cosa del genere. Beh, evidentemente è questo. Volete il video? Ve lo mando, vi mando il link, non voglio fare pubblicità a questa azienda, ve lo mando solo come nota, perché io sinceramente c'è maniera e maniera, capite, di, tra virgolette, trattare gli argomenti, no? Maniera e maniera. E lui effettivamente mi è veramente caduto. Era uno dei pochi, devo dire, dei quali avevo una certa stima, uno dei pochissimi, perché ricordatevi, tutti quelli che vedete sistematicamente in TV, nei media ufficiali, o nei media alternativi, non cambia niente, la stessa cosa, sono lì perché devono fare un certo tipo di lavoro. Sono quasi tutti gatekeeper. Io ho affrontato questo argomento in due video che potete trovare, Gatekeeper 1 e 2, sul mio canale Massimo Michele Guerrieri, e vi invito a vederli, perché io non è che io voglio parlare male di niente, di nessuno. Ognuno è libero di fare quello che vuole. A me mi dispiace perché ci sono molte persone in buona fede che gli mandano anche dei soldi e magari qui compreranno anche l'emuleto che scaccia il malocchio. Ci sono domande? Siamo in chiusura, possiamo anche chiudere oggi, abbiamo trattato comunque diverse cose, siamo comunque a disposizione, siamo a fine anno, c'è la doppia promozione. Prego, Trick. Sì, Max, io ho sentito in rete una previsione, ma non so quanto possa essere vero, che l'oro nel 2023 potrebbe arrivare a 3.000 dollari all'oncia. Non so se hai qualcosa da dire in merito. Sì, è correttissimo. Okay. Ho previsto, Trico, ho previsto 2 anni fa e nel report che l'oro sarebbe andato oltre 70. Ma non è che io ho avuto questa informazione dall'America, No, io ho avuto questa informazione dopo aver fatto un'analisi completa del mercato finanziario legato ai derivati, al problema derivati, che io ormai ho chiamato e chiamo con una battuta gli avariati, perché ormai sono lì da anni e anni e anni e questi sono tutti scaduti, no? E non li possono più pagare. A cosa serve il grande reset? Serve anche a far pulizia di tutto questo pattume che hanno messo in circolo. Quindi è corretto. Ora, 3.000 sarebbe quasi il doppio di quello che è adesso, e quindi vuol dire in una proiezione, facendo i chili, siccome adesso siamo circa 55, andrebbe oltre gli 80, probabilmente 80-90, mi sembra troppo, però un valore intorno ai 70 è realistico. Ora tenete presente una cosa, grazie del commento Trick, così vi dico un'altra cosa: non dobbiamo pensare che il prezzo dell'oro sia libero, Di libero non c'è niente, di libero c'è qualche cosa. Vedete, in Tanzania non vi rompe le scatole nessuno, avete proprio la sensazione addosso di essere liberi, non vi rompe i coglioni, scusate, le scatole nessuno, siete tranquilli, liberi di fare tutto quello che volete, cosa che non potete più fare in Italia e non la potrete più fare. Anche il prezzo dell'oro è definito da un comitato di 3 persone, come ci ha spiegato Justice Mullins, nella City di Londra tutti i giorni, alle 10 e poi quello ufficiale alle 3.
ce l'ha spiegato lui 40 anni fa. Quindi non esiste una situazione libera di cui l'oro va su perché c'è un incremento di domanda. Sì, certo, se tutti cominciano a un certo punto a comprare oro, siccome l'oro, come si sa, è limitato, molto limitato, automaticamente il prezzo andrà su. Però c'è anche all'opposto, e credo di aver capito, una tendenza proprio da parte dell'elite di tenere il prezzo dell'oro basso, perché loro sanno che prima o poi tutto salterà per aria e loro vogliono essere sicuramente, vogliono essere certi che l'oro abbia ancora un prezzo ragionevole, perché non vogliono comprarlo a 70-80. Capito come funziona? Quindi lo andrà su un attimino. Voi dovete essere certi, non ha nessuna importanza il prezzo dell'oro di oggi. È andata a 52, 53. Io ho postato su Facebook, sul canale, ma quanti l'hanno comprato? Non l'ho comprato adesso, che è anche adesso a 55, 56. E il prezzo è ottimo. È il momento ideale per comprare oro. Poi dopo mi venite a dire costa troppo adesso, non lo compro. Fatela questa benedetta magia. Abbiate fiducia. È una magia di transustanziazione che l'elite conosce bene, quindi vogliono tenere il prezzo dell'oro ancora un pochino contenuto in vista del grande reset, momento nel quale e oltre il quale probabilmente ritorneranno a una sorta di gold standard che io ho chiamato mineral standard, una ragione in più per investire in questo momento in oro e metalli preziosi. Perché se si ritorna a un gold, a un mineral standard, chiamatelo come volete, tutti i minerali acquisteranno valore, no? Perché la moneta digitale ci metteranno nel microchip sarà collegata al valore corrispettivo del metallo prezioso. Quindi il metallo prezioso dovrà, il prezzo dovrà andare automaticamente su, se no sarà limitato la produzione della moneta. È stato questo, come spiego nel report, la ragione per la quale la Federal Reserve a un certo punto non ha più voluto sapere del gold standard, perché limitava molto la produzione e la stampa del dollaro. Chiaro, no? Ecco, però queste cose ci si arriva a capirle quando si fa uno studio delle cose, perché ci sono arrivato due anni fa. Ora tutti gli analisti, tutti gli esperti lo dicono. Per forza lo dicono, è la cosa logica. C'è la solita bolla finanziaria che tra poco scoppierà. Non so se scoppierà in sé e poi dopo riprenderà al mercato oppure sarà collegata al grande reset. La mia sensazione è che la tengono su ad hoc per poi farla crollare col grande reset. Ma io questo non lo so. State attenti ad ottobre, perché tutte le grandi operazioni in linea di massima, se si guarda il curriculum alla storia, se si studia, si capiscono le cose, se ci si applica, sono quasi successe tutte in ottobre, con l'eccezione del 2008, che evidentemente non ce l'hanno fatta e è scoppiata in agosto, ricordate? Il famoso subprime, che poi non aveva niente a che fare col subprime, che era in America, le cose lo so, mi sono successo. Poi magari un giorno ne parleremo. Ci sono altre domande? Trick, ti ho dato la risposta. Sì, volevo fare una domanda. Grazie, Max. Prego. Volevo fare una domanda. Roberto, ciao. Sì, ciao, buongiorno. Volevo sapere, ma in Tanzania è facile vendere oro? Per esempio, io ho comprato delle sterline. C'è difficoltà, poi volendo, se le portassi in Tanzania, di riuscire a venderle, il prezzo è uguale, cambia qualcosa, o anche comprarle, per esempio comprarle in Tanzania direttamente. Le vendi bene perché le dovrai svendere, capisci? Le vendi, sì, perché le svendi. Qua il prezzo dell'oro è in linea di massima controllato dal governo, infatti è piuttosto elevato. Immagini sul business dell'oro vero, e io te lo dico perché è più di un anno e mezzo, il dottor Manca lo sa, due anni che sto cercando di fare business comprando oro qui e portandolo in Italia. Qui dalla Tanzania è molto difficile
perché devi lavorare con una miniera, cioè devi avere un contatto diretto con una miniera e allora forse qualche cosa fai, ma io non posso fare troppe cose insieme. Le miniere sono a 700 km da dove abito io, ci dovrei andare tutte le volte in aereo, mi c'è un sacco di costi, avanti e indietro, non sono sicuro, non ero pronto per fare questa cosa qui, adesso vediamo, magari nel 2003, non voglio dire niente, se matura qualche cosa. Però per darti la risposta, il problema è che l'oro ce l'hai sfuso, che tipo di oro è? Se mi puoi dire Senti, no, qualcosa, non se abbiamo vuoi sentito dimmi, niente ce perché l'ho è andata via la sfuso. voce. È andata via la voce quando hai dato la risposta. Ti dicevo, sono monetine celofanate o sfuse, quelle che hai te? Io sono sfuse, sfuse. Sfuse, lo sai, devi fare il saggio, lo devi ritestare, costa l'1-2%, è un costo anzi molto più elevato per te perché non si tratta di un No, grande quantitativo. scusi, no, ma sono sterline, quindi si vede subito se... Sono sterline oro, sterline d'oro, No, non ha non sono monete, importanza. non è Te importante. devi trovare la mano. Walter manca. Walter, cosa mi puoi fare te un commento, eventualmente una distinzione tra sterline d'oro, immagino siano sterline d'oro vere, no? Oppure oro sfuso così? Prego. Allora, la differenza è nel titolo delle sterline, cioè le sterline come monete per avere una resistenza, soprattutto se si tratta di quelle sfuse e non quelle cosiddette fior di conio che sono messe in contenitori sigillati di plastica rigida o blisterati comunque, che non possono avere una titolatura molto più alta. Perché l'oro è malleabile come materiale e se una sterlina avesse la purezza 999,9 come i lingottini, si rovinerebbe soltanto a toccarli e fra di loro si consumerebbero e perderebbero le loro caratteristiche. Quindi per dargli la resistenza devono essere mischiati ad altre leghe e normalmente arrivano ai 18 carati, che significa una purezza del 750 millesimi e non 999,9 come l'oro puro. Ecco perché nella commercializzazione, sì, gli esperti le riconoscono e riescono anche a valutare il peso specifico di queste monete e quindi non hanno bisogno dell'assaggiatura, però normalmente una verifica viene fatta. Per cui teoricamente sono spendibili abbastanza facilmente o vendibili, mettiamo in questo caso, però bisogna vedere dove si va, con chi si ha a che fare e come il soggetto che acquista valuta il rischio dal punto di vista del prezzo che offre. Quindi è una cosa molto, molto aleatoria. Scusami Walter, scusami Walter. Scusami Walter, è finito? Finito, Grazie. Roberto, scusami, una domanda. Perché le vuoi vendere? finito. No, è una cosa ipotetica, non è che nel No, senso non le che... vendere. No, te lo dico in diretta. Non le vendere. Se sono Sì, sterline originali, assolutamente. lo so. Ma io le ho Non le comprate normalmente dall'orefice con tanto di fattura, tutto regolare. E No, quindi tiele. Questo è chiedevo grano. anche, sì, chiedevo anche in aeroporto alla finanza che mi fermarono così a campione, mi fermarono un attimo, mi chiesi scusate, ma io ho delle sterline a casa, se dovessi un altro viaggio portarmele, che cosa potrei fare? Quante ne mi risposero così, penso che scherzavano pure, non ho capito bene, disse no, lei può portare anche 1 milione di euro, basta che lo dichiara prima di partire, dichiara quello, ma non ho capito bene questa No, occhiosa per sull'oro, me, dice. credo, Walter, correggimi se sbaglio, sull'oro, soprattutto se te ti sposti in Europa, non ci dovrebbero essere limitazioni, no?
L'oro non è mica una valuta, Sì, giusto? ma se 10.000 euro, sì, lo so, però dice che ho sentito che in aeroporto comunque la finanza ti calcola il valore di questo oro e se superi 10.000 euro ti fa la multa, ti fa qualcosa o a discrezione No, loro. no, Walter, sai niente al proposito, non mi torna tanto questo discorso. Allora, il limite è anche qui purtroppo a volte anche la finanza non sa esattamente quali sono i limiti. Il limite è 12.500 euro di controvalore, ma la normativa italiana prevede che vada dichiarato al momento dell'importazione. Stranamente, per l'esportazione non c'è una norma specifica, probabilmente viene applicata per analogia. Ma chi importa oro per quantità superiori ai 12.500 euro deve fare la cosiddetta dichiarazione oro, che è quella che va comunicata all'UIF e che potrebbe essere fatta tranquillamente anche tramite una banca. Peccato che non mi è capitato di trovare nessuna banca che sappia cos'è la comunicazione oro o che sappia come farla. Per cui, benvenuti in Italia. Walter, abbi pazienza. In teoria, se io compro dell'oro, anche un certo quantitativo, e ho la fattura, no? Ho la fattura, va bene? Quindi su quell'oro ci ho anche pagato l'IVA, perché è oro, diciamo, capito, di quello, non è da investimento. Anzi, questo qui è oro da investimento. C'è l'IVA quando compri, per esempio, dell'oro, come ha fatto Giorgio, come ha fatto Roberto. C'è l'IVA su quello. Roberto, c'era l'IVA No, quando hai penso comprato? che no, non c'è. No, c'è scritto numero 10 sterline d'oro, il quantitativo e il prezzo. Walter, allora non c'è limite. No, io non credo che, cioè, ti possono bloccare se magari ne porti via un quantitativo enorme, ti possono dire da dove viene quest'oro. Però non è All'importazione? alla dogana. No, ma attenzione, alla dogana, se esporti anche banconote, per le banconote mi pare che il limite sia i 10.000, mentre per l'oro fisico è in importazione, come ripeto, 12.500, ma per le banconote e per i valori, nel momento in cui esporti, un valore che superi i 10.000 euro, mettiamo che sia paragonato a quello delle banconote, tu lo devi dichiarare, non succede niente, dichiari di avere al seguito questo. Sull'oro non esiste una dichiarazione oro all'esportazione, non mi risulta sia prevista da nessuna normativa, è soltanto il valore che si esporta che va dichiarato se supera i 10.000 euro, tutto lì. Insomma, secondo te, se uno vuol portare dell'oro qui in Tanzania dall'Italia, no? Che cosa deve fare? Un certo quantitativo d'oro, che cosa deve, lo deve dichiarare come tipo valuta o non deve dire niente? Questa è la mia domanda, è questa. Io, se supera i 12.500 o i 10.000 per sicurezza, la dichiarazione che sto portando fuori quest'oro la farei e ovviamente mi dovrei portare dietro le fatture di acquisto perché è la prima cosa che mi chiedono. Va bene, Quindi dimostrare la provenienza sono d'accordo. lecita Sì, chiaro. dell'oro, ma dichiararlo assolutamente sì. Però non c'è da pagarci nessuna tassa, no? No, Niente su di. assolutamente, no, 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 assolutamente niente. Ok, ci sono altre domande? Allora, va bene, via. Se non ci sono altre domande, direi di chiudere qua. Io sollecito ancora gli indecisi. Io capisco la difficoltà. Siamo alla fine dell'anno, c'è una doppia promozione, una da parte di Ovesta e poi anch'io sto cercando di dare il mio contributo per darvi, come si dice in America, il push finale. Un po' di fiducia, via. Vediamo di aprire magari un piccolo conto e poi magari si può anche più avanti vedere, insomma, l'evoluzione, insomma, di tutto, soprattutto per quello che riguarda il discorso Ovesta. Per chi invece è interessato all'oro sfuso, come dicevo, mi possono sicuramente contattare, e tutte queste promozioni saranno a partire dal primo di gennaio, ovviamente. Quindi i tempi sono oggi 17,
poi siamo tutti adesso presi dalle feste, no? Abbiamo la testa ad altre cose e quindi bisogna concentrarsi un attimino in questi giorni finali. Io, se non ci sono altre domande, chiuderei qui, vi do appuntamento per quello che riguarda la consulenza oro alla prossima settimana, che la prossima settimana, fammi un po' vedere, è il 24, va bene, lo possiamo provare, la facciamo, bene, la facciamo, il giorno prima di Natale, ma la facciamo, non ci sono problemi. E per quello che riguarda il piano B e il piano C, il mercoledì 21, rimaniamo con la solita programmazione fino adesso, fino alla fine dell'anno, alle 19. Una cosa in chiusura, i campionati del mondo finiranno domenica 18, eh? Allora state attenti, perché dal 19, ho avuto conferma, tutti i virus killer si manifesteranno, ci sarà un'ennesima pandemia, verranno tutti fuori, sono tutti buoni buoni in attesa della finale del campionato del mondo, perché non vogliono fare insomma, troppo puzzo nel momento sbagliato, no? Poi fanno saltare la finale, no, no, no. Come vedete, fino adesso non c'è stato niente che abbia danneggiato il gioiello, che è soltanto un gioiello per fare soldi e per intrattenerci. Io amo il calcio, quindi lo guardo anch'io, per carità, l'ho praticato per quasi 30 anni e quindi va bene. Però dobbiamo tenere presente che poi il 18 arriva domenica, siamo vicini, 17, cioè oggi c'è il terzo e quarto posto, domani, con domani l'altro si può scatenare il putiferio. Vabbè, io ve lo dico questa qui anche come battuta provocatoria, sapete, ogni tanto io mi devo divertire, spero di sbagliarmi e quindi io vi auguro, con questo vi auguro un buon fine settimana, a risentirci a presto. Ciao a tutti, grazie. Saluto anch'io e buon fine settimana a tutti. Grazie, buon fine settimana. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao a tutti, buon fine settimana. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata.